Eccoci qua, come avevamo naturalmente annunciato prima, il nostro amico ospite, eccolo qui che ve lo presento subito, il maestro Ciccio Nucera. Buongiorno maestro. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. Ecco, finalmente abbiamo avuto questo grande piacere di vedere ospite in studio qui su Merito TV il nostro amico Ciccio Nucera, che è venuto a trovarci. Parleremo un po' della sua vita, la vita artistica del nostro grande musicista Ciccio Nucera. Parliamo un po' della, ecco, io direi di partire subito, no? Ecco, con un po' come è nato Ciccio Nucera, ecco, artisticamente. Allora, Ciccio Nucera artisticamente è nato con i Cumelca. I Cumelca? Anni e anni fa, ti parlo di che avevo, ero ancora piccolo, 4-5 anni. Quindi già i primi anni della tua vita, insomma, eri già sul palco, insomma, con i Cumelca. Sì. Ecco. E quindi lì che cosa ha iniziato a suonare? Io il primo, diciamo, strumento che ho imparato è stato il tamburello e l'armonica a bocca. Tamburello e armonica a bocca. Da lì nasce il maestro Ciccio Nucera, insomma, poi una lunga carriera ti ha portato oggi ad avere, insomma, tante persone a vedere i tuoi concerti, no? Insomma. Sì, diciamo che oggi siamo, sia io che tutto il gruppo, siamo molto seguiti, le piazze sono abbastanza piene, poi la mia vita artistica è piena, diciamo, di lavoro, di tanta gente che mi segue. Tanta gente, perché noi seguiamo pure Ciccio Nucera, noi siamo presenti nei tuoi concerti, insomma, voglio dire, e diciamo che vediamo, insomma, la gente che è poi lì a vedere il concerto di Ciccio Nucera, perché si diverte con la musica, a ballare, insomma. Poi la tarantella, c'è una frase molto bella, no? La tarantella crea dipendenza, perché? Ecco. Sai, questa frase è uscita, diciamo, una sera eravamo con tanti amici e vedendo tanta gente che ci segue, mi fa un amico mio: ma sai che sta tarantella ultimamente è come qualcosa che sei dipendente, se io non vado a ballare una o due volte a settimana non sto bene. E da quella frase mi è venuto, adesso faccio uno slogan. Uno slogan molto bello che ha avuto il suo successo, no? Perché poi si vedono un sacco di tuoi fans che vengono con le magliette, insomma, la tarantella crea dipendenza lì sotto il palco ad applaudire Ciccio Nucera. Adesso oltre allo slogan è anche un'associazione culturale. Ecco, un'associazione culturale pure addirittura è diventata adesso, quindi. Dove tu insegni pure. Sì, anche come sai, artisticamente, oltre che fare concerti, io cerco di. Ecco Ciccio, magari se parli più vicino. Più che insegnare, diciamo, cerco di trasmettere quello che mi è stato trasmesso da piccolino, dai miei nonni, da mio padre, dai miei parenti, tutti. La tua esperienza. Che sai che io vengo da Gallicenò. Gallicenò. Dove prima impari a suonare che a parlare o a camminare. Quindi ancora prima di imparare a camminare si deve imparare a suonare. Quindi, è una tradizione che hai avuto, insomma, appunto dai tuoi. Sì, sia i miei nonni sia mio padre suonavano già la tarantella, quindi da sempre. E quindi poi tu ti è piaciuto, perché voglio dire, poi insomma, non è facile poi continuare, perché i giovani cambiano subito idea. Tu da piccolo hai avuto questa passione, no? Per me, diciamo, fino a 15-20 anni fa era un hobby, una passione solo e basta. Adesso oltre hobby e passione è diventato anche un lavoro. Anche un lavoro, naturalmente, certo. Ho lasciato il mio lavoro per fare solo questo. Solo questo, quindi in esclusiva. Proprio, diciamo che adesso. I miei amici musicisti mi prendevano per pazzo. Dicevo, ma come fai a vivere solo con la musica? Con la musica non si vive. Invece no. Ringraziando a Dio si vive. Si vive, si vive. Perché oltre a divertirsi, naturalmente, c'è anche, chiaro, perché poi ci sono, insomma, le spese, mantenere il gruppo, insomma, e quindi c'è un bel ricavato, insomma, si riesce a guadagnare pure qualcosa. Quando sembra che è facile, diciamo, in un gruppo ci sono, diciamo, nel gruppo nostro ci sono Ciccio Cumelca, tu pensa che oltre ai musicisti, il service, eccetera, ci siamo più di 20 persone che lavoriamo. Più di 20 persone, quindi poi non è facile organizzare, preparare, no?
tutta l'estate, perché voi non vi fermate mai, questo è il punto, perché lavorate anche d'inverno, non solo d'estate. Sì. Diciamo che d'estate si lavora di più nelle ma varie... questo, diciamo, oggi è... c'è internet e quindi lo vedi di più, ma anche diciamo 10 anni, 15 anni fa, che diciamo non c'era Facebook, c'erano diciamo con la comunicazione online era meno di oggi, diciamo. Sì, sì, c'era, però c'era, diciamo, si lavorava anche all'epoca. Si lavorava un po' di meno, però oggi si lavora di più, però c'era anche. C'era, però magari si conosceva meno. Oggi, ecco, diciamo, non ti, sulle piazze capitano piazze che ci sono 4-5 mila persone che una volta non te le aspettavi. Che non c'erano, esatto. Ragazzini, ragazze, soprattutto ormai tutte l'età. Ecco, questo volevo dire, no? Io volevo entrare appunto nel discorso, perché soprattutto i giovani, caro maestro, no? I giovani seguono, perché diciamo, i balli tradizionali di una volta, la tarantella, si suonava con strumenti diversi, no? Diciamo, una volta era più, la tarantella era organetto, tamburello, zampogne, ecco, e basta. Oggi, diciamo, è successo con la riscoperta di tanti nuovi strumenti che sono entrati in questa musica, dal basso alle percussioni, alla batteria, le chitarre, eccetera. Quindi eccetera, come si fa poi? Poi unire tutto e lì esce un suono, diciamo, più melodico, più orecchiabile, che ti rimane, perché la tarantella, diciamo, salire su un palco e fare sempre la tarantella, 2 ore di tarantella, diciamo, un po' stanca. Certo, mentre in questo modo avete abbinato ai balli, alla musica tradizionale, quella più moderna, diciamo, sì, giusto? Tutto, diciamo, nasce da questi festival che si facevano sia a Cavolone che al Palarizzo, diciamo, tutto parte da là. Ecco, da Cavolone ci stanno seguendo, perché quando hanno saputo che c'è Ciccio Nucera... Anzi, ringrazio, voglio dire, anche un po' la mia crescita artistica, ringrazio proprio il festival di Cavolone. Ecco, guarda, è già arrivato il primo messaggio, eccolo qua, leggiamo: un saluto da Caolonia a tutti e due, dove per diversi anni il grande maestro ha insegnato a tanti ragazzi a suonare, riuscendo benissimo, ecco, riuscendoci benissimo, tanti complimenti ancora, vi sto guardando in TV, un abbraccio da Lina. Vabbè, forza poi. Forza Juve, ecco, forza Juventino. Pure tu sei Juventino. Juventino, ma tu sei interista. Quindi ecco, da Caolonia ci stanno, appunto, parlavamo di Caolonia, dove ti ha dato anche di grande soddisfazioni, no? Caoloni nel mio bagaglio mi ha dato tantissimo. Ringrazio veramente di cuore sia tutti gli abitanti di Caoloni, oltre ad avere una grande ospitalità in quel paese. Sono stati anni bellissimi per me. Poi ricordiamo che a Caoloni ogni anno c'è la tradizionale tarantella. Caolonia Tarantella Festa. Tu hai fatto parte di questa. Sì, per 15 anni ho insegnato. Ai primi anni facevo anche il dopo festival. Ho collaborato a farlo crescere anche io. A farlo crescere, quindi adesso è diventato a livello nazionale. È uno dei festival più importanti che c'è in Calabria. Esatto. Noi saremo, credo che quest'estate faremo anche noi. Una tappa lì. Sì, faremo anche noi, come, perché ce lo hanno chiesto anche da Caolonia: venite, perché voglio dire, è una cosa importante. Appunto, parlavamo di questo, maestro, tu oltre a imparare, ecco, i giovani adesso vanno più, come dire, sono più attratti da questi concerti, no, che suonate voi e tanti altri gruppi, diciamo, che ci sono qua nella nostra, diciamo, area. È molto diffuso questa musica, fortunatamente nascono tantissimi gruppi. Perché ai giovani piace questa musica? Perché oltre a riscoprire le tue origini, diciamo, è un modo, quelle 2 ore di concerto, è un modo dove tu evadi da questo mondo che, diciamo, ultimamente è un mondo pieno di problemi, Filippo, come ben sai. Sì, tanti. Quelle 2 ore là tu con la mente stai bene. Ecco, sono 2 ore di spensieratezza, ecco, 2 ore di allegria che si vive, perché poi questa musica, questi concerti racchiude tante persone, no? Da tanti paesi. Tanti etnie, sì. Ecco, quindi si avvicinano. Diciamo, e poi... che il mio scopo è anche questo, diciamo, oltre che insegnare, perché come sai io oltre a fare strumenti faccio anche ballo, diciamo. E la mia, la cosa che mi piace di più e mi diverte è che, diciamo, siccome io vado in molti paesi della Calabria, non solo qua nella provincia di Reggio, io mi diverto quando vedo nelle piazze gente di Vibo, di Cosenza o di Catanzaro o di Reggio, che sono tutti uniti e tutti assieme che ballano. E oltre, diciamo, a quelle 2 ore che ci sono nei concerti, loro si vedono anche dopo, durante la settimana, si organizzano uscite. E la musica è questa, la musica deve unire.
Ecco, io appunto di questo, mi hai citato poco fa, cioè varie zone della Calabria, no? Cosenza, Catanzaro, ma è diversa la musica che facciamo noi qua nella nostra Reganica? Già se andiamo noi stesso nella provincia di Reggio Calabria, diciamo il timbro della musica è quella, però se tu vai da Cardeta a Calligiano, diciamo già incomincia, si cambia, la suonata è diversa, diciamo. Ecco, quindi immaginiamo anche Catanzaro, la catanzarese è ancora diversa, sulla Cosentina è ancora diversa, ma lo gradiscono? Ecco, tu che hai suonato in quelle zone, Catanzaro, Cosenza, che cos'è? La nostra, la tarantella, quella regina, è più armoniosa, quindi piace di più rispetto piace a di più quella nostra, quindi diciamo. Poi diciamo noi rispetto a tanti altri l'abbiamo ancora mantenuta più forte, ecco, quindi viva, insomma, quella più viva, ecco. Quella invece là è più, diciamo, più soft, una cosa più, diciamo, nel catanzarese si stava perdendo, però adesso grazie a tanti ragazzi che ci stanno lavorando con ricerche eccetera eccetera, ho iniziato a quindi scoprire. Quella della nostra terra, la nostra area greganica, diciamo, è la prima in assoluto, diciamo. Ma non direi la prima perché non mi piace dire così. No, vabbè, insomma, nel senso che buono, ecco, diciamo che piace di più, insomma. E diciamo che quella che piace di più. Piace di più. Noi seguiamo questi gruppi, no, che suonano questa tarantella, diciamo che tra voi gruppi, perché ce ne sono tanti, andate anche d'accordo, e questo è il bello. E il bello della musica è questo, io sono stato sempre di questo parere, perché la musica deve unire e collaborare, l'unione fa la forza. L'unione fa la forza, è una cosa molto bella, piacevole, perché io che seguo questi gruppi con le nostre il consiglio che do a questi gruppi emergenti è quello che, diciamo, che nelle prime uscite, diciamo nei primi anni di lavoro, è giusto che si fanno ciò che noi abbiamo fatto, però il consiglio che do è, durante il suo percorso musicale, di essere più se stessi. Esatto, questo è un consiglio, umili, insomma, e poi prendere anche consigli da quelli che hanno un po' più esperienza, questi come spiegarti, di crearsi, devono crearsi sia musicalmente che crearsi. Esatto. No, perché dicevo, appunto, io ho visto nei vari gruppi che suonano, no? Ospite d'onore il maestro Ciccio Nucera, prende parte a quella serata, per esempio, che so, suonano i Cardia, Ciccio Nucera magari quella serata è libero ed è lì, insomma, fa anche lui Sì, a me piace pure collaborare in questo senso, è una cosa molto bella, come dire, aiutare a crescere artisticamente questi gruppi che nascono, diciamo. Quindi, ecco, la tua esperienza, diciamo, che vuoi, insomma, soprattutto ai giovani emergenti che si mettono in discussione, perché poi bisogna saperla suonare, insomma, bisogna saper intrattenere il pubblico, no, maestro? E non è facile. E non è facile. Non è facile, no? Perché poi ti devi inventare anche sul palco, no? Devi inventare, insomma, le cose, perché poi facendo sempre le stesse cose magari sembra un po' monotono. Invece io vedo... Più spontaneità, diciamo, noi, esatto, come tu ci conosci, perché ormai ci seguiamo da tanto tempo, noi come Ciccio Nucera e Comelca, diciamo, sul palco siamo... A me piace che il musicista sul palco sia libero, di esprimersi come si sente. Ecco, sì, che si inventa, insomma, poi in quella serata una cosa diversa, no, dalle altre cose, una cosa molto... Poi nel mio gruppo, diciamo, non è che siamo tutti nello stesso posto, nel mio gruppo ci sono di Vibo, ci sono della Venezia, ecco, ci sono del Catanzarese, ecco, appunto, dell'area grecanica, ecco, appunto, io ogni tanto capitano ospiti cosentini, a parte... Le tante collaborazioni avute sia nazionali che internazionali con musicisti. Ecco, io volevo appunto parlare un attimino di questo, no? Come si può, come si fa? Tanti musicisti, ecco, poi perché bisogna anche provare, no? Insomma, quindi come vi riunite, come fate? Insomma? Il nostro problema di Comelca è che le prove non tanto a noi ci piacciono. No, perché parlavi prima della spontaneità, appunto. Noi siamo, diciamo così, purtroppo a differenza degli altri, che gli altri provano e fanno bene. E fanno bene, invece voi no. Dice, noi è sempre stato così, sia negli anni passati che in questi, e sia quelli futuri, penso. Quindi voi non provate, ormai siete là, diciamo, vi mettete sul palco. I pezzi nuovi, faccio un pezzo nuovo io. Sì, sì. Me lo costruisco, lo faccio sentire agli altri e poi vai sul palco direttamente. Ah, quindi ecco, così poi... Non è bello essere così, perché bisogna provare. Certo, però certo. I Comelca sono così.
I Comerc sono così, insomma, voglio dire, se spontanei. Se non erano così, non erano i Comerc. Vivono di questa spontaneità, che poi tra altre cose, voglio dire, è bello, perché la spontaneità, l'inventarsi sul palco, no, fa anche, come dire, fa star bene alla gente. Senta, maestro, lei ha portato qualche strumento qua, però prima, ecco, di suonare qualche pezzo, volevo chiedere, ecco, so che stai preparando un... Il nuovo CD che spero che ce la faremo a farlo prima dell'estate, del tour. Prima della prossima estate. Stiamo preparando dei pezzi nuovi. Pezzi nuovi? Stiamo lavorando sempre posti su soliti, diciamo, basi che noi, sia su quello grecanico che su quello dialettale calabrese, mettendo un sound, diciamo, su alcuni melodico, su altro più ritmato. Ecco, quindi, diciamo, si sta preparando questo nuovo disco, ecco, diciamo così, dove racchiude tutti i successi del maestro Nicino Nucera, vecchi e nuovi, diciamo. Diciamo, il lavoro che vogliamo fare, che è in progetto di fare, è creare sia, diciamo, due CD, dove fare tutti, diciamo, una raccolta di tutti quelli vecchi, e più farne uno con tutti i pezzi nuovi. Ah, ecco, quindi due inediti, diciamo. Inediti uno e poi quelli vecchi, insomma. Già, quindi... già all'ultimo concerto a Bova Marina abbiamo fatto ascoltare qualche sì, pezzo. Sì, infatti noi eravamo là e infatti ho visto, abbiamo ascoltato che c'era qualche pezzo diverso, insomma. E in questo nuovo CD che sto cercando di lavorare ci saranno tanti ospiti. Ecco, quindi ci saranno delle belle sorprese. Quindi belle sorprese, non vogliamo anticipare niente, no, per i fans. Non si può, non si può. Non si può, non si può. Vabbè, un personaggio lo conoscete, che ha fatto parecchi concerti a Tony Esposito. Tony, sì, sì. Anche lì. A Condofuri mi pare che c'è stato la scorsa estate. Che abbiamo fatto. Quindi anche lui, diciamo che Tony Esposito fa anche parte. Lui farà parte anche di questo. Di questo concerto. Con lui abbiamo dei progetti, diciamo, ancora più grandi, diciamo. Ho capito. Senti, maestro, per quest'estate cosa stai preparando? Voglio dire, già hai un programma, perché poi magari si prepara anche... Già, diciamo, abbiamo parecchi concerti già programmati già accordati per la prossima estate, poi vediamo come va il tutto. La Ciccio Lucera suonerà tutta l'estate, perché anche d'inverno adesso, no? Insomma, infatti qualche... stasera saremo a fare una serata di solidarietà, e quindi ecco, di beneficenza. Anche la musica è questo, la musica è bella pure. Anche questo, certo, perché aiuta le persone che hanno più bisogno. Bisognose, vero. Questo stasera vi fa... saremo a Pentelatro, allo Stello della Gioventù. Ah, allo Stello della Gioventù a Pentelatro. Quindi questa è una cosa che mi fa veramente piacere, no, sì. Onore, voglio dire. Queste cose sono il primo a dire sì. Ecco, una cosa... quando uno col suo piccolo può aiutare chi ha bisogno, questo è molto bello, quindi è una cosa bella e mi fa veramente piacere. Io non so se qualcuno magari in ascolto vuole telefonare, vuole fare una domanda al maestro Lucera, il maestro Ciccio Lucera, può farlo, ecco, oppure scrivere se volete, perché ce ne sono, io già lo so. La prossima settimana sarò in Puglia a fare degli stage di Tarantella, Tarantella, la nostra Tarantella, in Puglia. Sì, lì ci sarà un evento creato da un grande personaggio pugliese, Claudio, che è, diciamo, la colonna portante dei Mascavari, e ha creato un evento dove là ci sarà non solo musica pugliese, ma ci sarà un po' di tutto il sud Italia, ci saranno, ecco, pizzica da Murriate, saltarello, bello, bello. Li abbiamo... e tra questi ci saremo anche noi. Sono stati qua in Masca, come adesso, sì, Mascaramarì, ecco, sono stati qua ospiti in un paesino, li abbiamo visti suonare, bravi, diciamo. Sarò lì il 7, 6, 7, 8, poi il 18 sarò in un paesino del Lazio, dove andrò anche a fare lì degli stage di Tarantella, sarò ospite con un gruppo di amici che adesso non ricordo il nome, mi scusano. Il 19 sarò a Matera a fare anche degli stage. Di dicembre? Sì. Quindi già un dicembre tutto programmato, diciamo. A Natale ti fermi, insomma, per sapere. Sì, Natale con i tuoi. Quindi come voglio dire, Natale con i tuoi. E Pasqua con gli altri giorni con chi vuoi. No, quindi voglio dire, vabbè, quindi già tutto dicembre, diciamo, metà dicembre programmato. Poi il 31 dovremmo essere qui in zona a fare, ecco, un veglione di Capodanno. Questo l'ho sentito, ma non possiamo anticipare. Ma anticipiamo qua. Anticipiamo, quindi da queste parti, quindi ci sarà il veglione. Saremo a Rogù di nuovo. Sì. A Rogù di nuovo, ma io già lo sapevo, però non volevo dire niente, ma è già confermato.
Sì, è tutto confermato. Tutto confermato, quindi veglione di Capodanno insieme al maestro Ciccio Lucera, mi raccomando, quindi tenete conto di questa data, scrivetela nel vostro taccuino, insomma, con il maestro Ciccio Lucera sarà una notte fantastica, aspettando il 2016. Sì, sperando che ci porti... Ah, ecco, buone cose perché... Ma altre buone cose sperando che ci porti un po' di pace. Pace, salute, questo è quello che la gente chiede. Attualmente c'è bisogno più pace nel mondo. Più pace, sì, ma è vero, per quello che, per i fatti che stanno succedendo, insomma, a Parigi, l'abbiamo visto, insomma, ma questa... Non solo Parigi, è tutta, sì, tutta sì, l'Europa. Ma, diciamo, questa... Un po' diciamo, quelli... con la paura. Vive con la paura, queste sono cose che non vorremmo mai vedere e cose che tutti speriamo che non possano mai accadere queste cose. Questo è quello che dicevo, ecco perché poi bisogna andare ai concerti, ecco, della nostra tarantella, il maestro Ciccio Lucera, a vedere, non pensare, perché poi quelle due ore ti portano tranquillità, armonia e spensieratezza. Queste sono le cose belle. Maestro, io direi, se lei ci vuole fare... Facciamo un pezzo musicale. Lo facciamo un pezzo. Ecco, intanto che il maestro si prepara, noi mandiamo intanto la base, eccola qui. Bene, eccoci qua, pronti per ascoltare un pezzo che il nostro maestro Ciccio Lucera ci delizia questa mattina. Ecco, una passata di organetto. Sì, facciamo una... non è l'ora ideale, però faremo una serenata, diciamo, d'amore. Una serenata d'amore, la dedichiamo a tutti i fans che ci stanno ascoltando. Dopo la tarantella di ieri sera fino alle 11 con quel freddo lì, a quando fuori c'era veramente freddo, quindi... Però ci siamo divertiti, infatti ringrazio anche noi. Gli organizzatori, Bruna, Brigida e l'amico... che mi sfugge sempre il nome, che ogni volta che non mi ricordo il nome mi rimprovera. Ah, sì. Vabbè, poi magari sono stati ci ieri ospiti qua, mi pare. Ah sì, Bruna Rodà, e poi c'era l'altro, adesso non me lo ricordo nemmeno io. Sì, è stato ospite alla radio. Lì, aspetta, comunque li saluto. Ecco, c'è un altro messaggio. Grazie mille Ciccio per le belle parole verso i caoloniesi, ti sei meritato tutta l'ospitalità perché sei una bella persona. Vi aspetto a te, a Filippo, insomma, a Caolonia. Vi ospito volentieri a casa mia, addirittura. Grazie. Ciao e buona domenica. Grazie alla nostra amica da Caolonia. Allora, maestro, che suoniamo? Facciamo una serenata. Ah, Lillo Bertone. Ecco, Lillo Bertone. Ciao Lillo, scusa. Lillo Bertone era ospite ieri qua dalla regia, pronti, ce l'hanno comunicato. Allora, tutto per lei, maestro. Abbiamo un quarto d'ora circa di tempo. Ecco, quanto dura questo pezzo? 5 minuti. 5 minuti, e poi per i saluti, dai. Ok, diamo il via. Sta testa bella come lì teniti, capi di rizzo e capi di innellati, onta sta testa bella come lì teniti. E la mattina quando vi levati, lo sole si vergogna, si va affacciati. E la mattina quando vi levati, lo sole si vergogna, si va affacciati. Thank you.
domenica, sulla messa ieri, la gente fa di largo e fu passata. E la domenica, la messa ieri, la gente fa di largo e fu passata. L'angelo di Lucero, vomi panini, e andare a seggio avanti, uva settati, e l'angelo di Lucero, vomi panini. Prevede che dici, la messa, metti tanti bellizzi e si fermava, e per chi voti dici, che figlia chissà, fuori l'amore più bello che la creava. E io per stasera non mi comissa, tu giri per me se ne volavo. E io per stasera non mi comissa, tu giri per me se ne volavo. Amore mio ti voglio amare, ma io ti voglio, amore mio ti voglio amare. Grazie, un applauso, grazie maestro, bellissima. Questa era una serenata. Una serenata d'amore, sì. Serenata d'amore, la dedichiamo a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Tutti gli innamorati. Tutti gli innamorati. Il maestro Ciccio Lucero anche questo, insomma, con la sua musica, anche le belle serenate, insomma, che poi una volta si suonavano. Ma anche oggi, sai? Anche oggi. Diciamo qua da noi un po' di meno. Anzi, tempo fa si è sposato il mio cugino e mi ha chiamato, siamo andati a fare la serenata alla futura sposa sotto casa. Sotto casa. Come si usava una volta, veramente. Diciamo nel Cosentino, nel Viborese ancora si usa tantissimo. Si usano queste. Tipo ad Acri l'anno scorso, 2 anni fa, ho fatto tantissime serenate con tanti amici di quindi, Acri, che saluto. Quindi chi volesse, magari i futuri sposi, no? Ecco, quelli che si devono sposare, il maestro Ciccio Lucera fa anche questo, una serenata d'amore alla sposa sotto casa, magari una bella sorpresa.
Quindi, allora, conta... lo sposo lo faremo cantare. Anche lo sposo che poi gli certo. canta la serenata. Quindi, ma deve imparare prima la... la lo prepariamo. Grande, grande maestro Ciccio Lucera. Io lo terrei qua tutta la mattinata, però i tempi televisivi sono anche quelli, quindi purtroppo... Ma comunque ci ha promesso che torna. Sì. Ci ha promesso che torna perché tornerà con il nuovo inedito, il nuovo CD e quindi lo aspettiamo, lo avremo in anteprima, me lo auguro, come radio. Ecco, una promessa fatta, avremo il nuovo CD in anteprima, lo suoneremo perché poi sarà richiestissimo, perché sicuramente lo richiederanno, perché le canzoni del nostro sì, amico infatti Ciccio... l'ultimo che abbiamo fatto è la live. La Tarantella Crea Dipendenza ha avuto un grande successo, tante vendite. Niente maestro, purtroppo abbiamo pochissimo tempo, pochissimo spazio. Noi ti ringraziamo. Io per la tua presenza. Grazie a te e tutto lo studio. Grazie al maestro Ciccio Lucera. Posso fare un po' di pubblicità per stasera? Certo, come no. Invito stasera a partecipare a questa serata di beneficenza che si farà a Pendilattro, all'ostello della gioventù. Ecco. Vi aspettiamo tutti là dalle ore 20, che tutto ricavato sarà dato in beneficenza all'associazione AKPD. Bambini che hanno problemi. Ecco, i bambini che hanno problemi, insomma, vabbè, questa associazione che naturalmente Ciccio Lucera fa, ecco, anche questo molto bello. Quindi, quando maestro Ciccio Lucera fa anche questo, dico, ecco, quando viene invitato per fare beneficenza, soprattutto per le persone che stanno male, lui è sempre presente. Questo gli fa tanto onore, veramente. Grazie al maestro Ciccio Lucera, una personalità importante per la nostra area greganica. Ecco, vederlo suonare, poi averlo da vicino, e poi una persona squisita, veramente. Grazie. Io ho avuto modo di conoscerlo in questi anni, devo dire che è stato sempre una persona piacevole, a me piace tanto, quindi è reciproco. È stato un piacere per me averti ospite nel mio programma, ce l'ha promesso, ritornerà con nuovo inedito, con la nuova musica, noi l'avremo qui naturalmente nel nostro programma. Maestro, grazie ancora, noi ci vediamo la prossima volta, ti auguro un buon lavoro, una buona... Grazie Filippo, grazie a Studio 95, saluto tutti gli ascoltatori, tutti i miei allievi, tutti i miei amici, tutti i miei fan e una buona domenica a tutti. Vi ricordo, questa sera andate a trovarlo, Ciccio Lucera a Pentedattilo, l'ostello di Pentedattilo, serata in beneficenza, ci darà tanta compagnia. Mi dispiace che io personalmente forse non posso venire, che avevo preso un altro impegno, però te le merito, sicuramente sarà presente, sì, sarà... merito TV. È sempre presente nelle nostre sempre, serate sempre. Noi ringraziamo, grazie buona domenica, grazie al maestro Ciccio Lucera, buona domenica a tutti. Noi, se volete, ci sentiamo la prossima volta con Peppe Iachino. Ecco, salutiamo anche il nostro amico Peppe Iachino, che è venuto a trovarci dall'altra parte a vedere il maestro Ciccio Lucera. È più di un fan, è un fratello, un fratello. Vieni Peppe, abbiamo qualche minuto ancora in diretta il nostro amico Peppe Iachino, eccolo qua. Lui che ha organizzato la sagra di Peppe Iachino. Abbassate poco. No, ma si vede. La sagra di Peppe Iachino. La prossima estate ci stiamo pensando, vero? Ci stiamo pensando. Quest'anno, no, sai che è successo? Ti racconto in breve una cosa. Sì. Erano le 9:15, no, ancora c'era poca gente là. Lo vedevo preoccupato. Gli faccio: Peppe, ma che hai? Ma gente, vedo poco gente, come mai? Aspettano un quarto d'ora, 20 minuti. Ed era piena la piazza. Dopo, verso le 9:30, compare là. Dicevo, non ci stanno più qua. Vero. Grazie a tutti. Ciao. Buona domenica. Ciao. Studio 95, avete ascoltato Un tuffo nel passato con Filippo Pellicone. Radio Studio 95. Te chiero.